Lasciate un mi piace. Ciao ragazzi e benvenuti su un nuovo video con un giapponese a caso. Ciao. O meglio, il giapponese a caso. Oggi abbiamo deciso di fare un video un po' diverso dal solito, perché sarà una mini lezione di giapponese anche per me. Perché parleremo di onomatopeia, quelle parole che ci sono anche in giapponese ma le abbiamo anche in italiano, che vengono usate per dire un suono. Magari se avete visto qualche fumetto, crash, bang, un po' così, no? Quindi ragazzi, abbiamo deciso di fare con lui una lezione di giapponese, visto che a caso tra l'altro insegna giapponese, quindi ho detto vabbè, con la scusa imparo qualcosa anch'io, no? Ci sono più di 2000 parole come queste in giapponese, però non tutte sono usate e alcune sono usate solo in alcuni casi specifici, quindi anche se io ho il primo livello di giapponese e potenzialmente lo potrei anche insegnare avendo preso l'IQ, ci sono delle parole che comunque magari non conosco perché magari sono in un contesto specifico o per me da italiano quel suono percepisco in modo diverso. Per esempio, per me un gallo fa cri-cri-cri, per lui fa cucche-cucù. E oggi andremo ad analizzare alcune parole inusuali e altre magari più utili. Quindi, cioè, 10 parole per me, quindi vediamo se indovino i suoni a cosa sono associati. Iniziamo. Patabata. Patabata canta? When like you didn't clean your house and you have a lot of things to do, so you're patabata. Devi fare mille cose, fai patabata. Devi toccare un po' di tutto, quindi questo si dice batta batta. Ok, next is meki meki. Meki meki? I don't know. Meki meki is like something is growing. Tree, monster. Meki 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 meki. Ok, quindi questo si usa per i mostri oppure per gli alberi quando crescono. Ok, meki 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 meki. E me lo segno, imparo anch'io. Ragazzi, se volete studiare con lui, comunque basta che gli mandate un'email sul suo Instagram. Quindi chi volesse può studiare con lui. Jiwa jiwa. Biohazard virus? Jiwa jiwa. So, virus ga jiwa jiwa hiromatte iku. Iene. Jiwa jiwa. È una cosa praticamente che si diffonde pian pianino. Something is jiwa jiwa spreading or jiwa jiwa changing. Changing. Ok, cool. Next one. Uki uki. Uki uki. Yeah, uki uki I know because I study. And it means is when you are very, 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 very excited. It's like same as waku waku. Yeah, similar. Right, so right. When you are very excited about something, so waku 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 waku. Yeah, I think this is the sound of your heart. Uki uki. Yeah, so, and waku waku instead? I think the same. Oh, yeah, waku waku uki uki. I think my heart is more. Shin. I know shin. When I make a joke and then everything is like shin. So if you have watched anime, okay, or manga, yeah, maybe you have seen it once. Sure. Quando praticamente avete fatto una battuta tremenda e poi c'è quel shin. Ogni tanto si vede anche disegnato anche dentro i manga. È tipo il silenzio tombale, un po' tipo let it go quando fa freddo, praticamente quando fai una battuta che non fa ridere nessuno. Shin means silent. Silent. Sì, silent. There's no sound. Next one, jime jime. Jime jime is when you abuse of somebody and you jime jime sue. When you are like bullying somebody, so you like jime jime. Ah, jime jime is like when. Ame futteru? Oh, it's very close. It means humid. So jime jime suru. Ah no, kuki ga jime jime suru. Because I know a lot when it comes to rain, I know a lot. Za za. Ame wa za za futteru. Za za. Wa par. Za za futteru no sugoi strong. Strong. And then when it's a little bit less strong, you say. Parapo. Parapo. Parapaparapa. When it's not that heavy, parapara. Ame ga parapara furu. Next one, chiku-chiku. Chiku-chiku is when you eat, right? Something to do with eating. No. Kucha-kucha, sorry. Chiku-chiku. Chiku-chiku. We use it a lot. Chiku-chiku-chiku-chiku. Chiku. Ah, chiku. Ah. When it's very hot. What? Like, chiku. Like when you got bitten by insect. Chiku.
quando ti fanno le iniezioni o quando tipo arriva una zanzara che ti punge e cicco cicco. Sa fare da vecchio qua. Se dopo sono in museo. Lavrav. Lavrav. It's like our video. Capito un video? Posso bel lavrav? Lavrav tonna toki? When icha icha suru toki? When you are a little bit cuddling or like being in love with somebody? Flirting. Flirting, yes. Lavrav. Lavrav. Because of love. Love. So love, 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 love. Okay. Next one. Nume nume. Nume nume is about food. Okay. It's like natto, nemba nemba. Nume nume. Ah, it's close. It's like something sticky. It's not sticky, but wet and glistening. Nume nume. Like catfish. Ah, yes. Like unagi or? Unagi. It was almost right. Yeah. Sapete perché? Devo dire che sono stato in Giappone talmente tanto tempo che ci sono delle parole che anche se non ho mai quasi sentito posso immaginare che cosa vogliono dire, perché se uno mi dice nume nume a me, non lo so perché, ma c'è qualcosa dentro che mi fa pensare a sta cosa un po' viscida, capito? Però non è che, cioè, non lo sapevo, però intanto li indovino. Thank you Akaso Sensei for teaching me this new word. Grazie Akaso Sensei per avermi insegnato qualcosa di nuovo. Spero che anche voi abbiate imparato queste parole. Se volete studiare il giapponese, perché non segnarvele nel vostro quadernetto, così ve le ricorderete. Ve le metto anche magari in descrizione, così sarà più facile per voi poi trascriverle. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Guardate quanta roba! Campai! Ho imparato passato prossimo. Passato prossimo? Dai, fammi qualche esempio. Passato. Per esempio andare. Sono andato.